Due giorni su salute e benessere, quella che si è tenuta il 3 e 4 novembre presso lo Sheraton di Catania. La mostra convegno su salute e benessere Expo Vita Salus ha trattato argomenti di prevenzione e benessere psicofisico, medicina della prevenzione e benessere in famiglia e nello sport, con la promozione di screening gratuiti, workshop e incontri confronti con prestigiosi specialisti del settore. Tra i relatori anche il dottor Alfio Pennisi, eccellenza nel settore della fisiopatologia respiratoria e responsabile dell'omonimo servizio al centro di riabilitazione Monsignor Calaciura di Biancavilla. Possiamo stare giorni senza mangiare, possiamo stare qualche giorno anche senza bere, ma non possiamo stare senza un attimo senza respirare. Per cui oggi il mio compito era quello di poter insegnare alla gente come si respira. Molto spesso noi non sappiamo come respiriamo, quanto respiriamo. Molto spesso il nostro respiro è costretto e condizionato dai nostri stati d'animo. E allora molto spesso la gente si reca da me perché ha disturbi del respiro, ma non sono patologie, sono soltanto stati d'animo. Per cui essere qui come centro di riabilitazione è importante perché oggi il nostro centro di riabilitazione si attesta tra le prime in Italia in termini di appropriatezza e in termini soprattutto di alta professionalità. E in una Sicilia dove tutto è più difficile, in una Sicilia dove tutto è veramente impossibile, avere un punto di riferimento come il Centro Calaciura per la problematica respiratoria mi riempie di orgoglio perché so che parte di quella struttura batte grazie anche alla mia devozione, ma soprattutto a quello dei miei collaboratori, degli infermieri, dei professionisti, senza parlare poi di chi ha creduto al direttore Greco, a questa struttura, a questa mission. È importante che la Sicilia tutta sappia che all'interno di questa Trinacria ci sia un polmone che è Biancavilla e sia importante questo messaggio perché la gente deve prendere consapevolezza. Queste due giornate ho il piacere di rappresentare la mia struttura qui per questo evento. In questi giorni daremo la possibilità ai visitatori di fare alcune prove gratuite come le spirometrie per vedere un po' di fare prevenzione sulle patologie respiratorie e daremo loro informazioni riguardanti la nostra struttura e le modalità di accesso. Inoltre il dottore Pennisi durante la sua relazione intervisterà alcuni pazienti che sono stati ricoverati presso la nostra struttura e che hanno tratto beneficio dal trattamento riabilitativo e quindi farà esporre a loro la propria condizione e farà un po' riferire ai pazienti ciò che hanno fatto da noi in riabilitazione e quali sono stati i miglioramenti della loro qualità di vita. Oggi io sono qui e rappresento un chirurgo di fama internazionale per quanto riguarda la chirurgia del piede. E lei fa una chirurgia innovativa per la luce valgo e anche altre patologie del piede, però innovativa perché? Perché non ci sono più tagli, non ci sono punti, ci sono solo dei buchini in cui vengono fatte queste fratture e poi vengono messi dei cerotti che servono a tenere le fratture ferme. Si cammina da subito, forniamo anche quella scarpa, il paziente quindi è assolutamente autonomo e nell'arco di 2 mesi senza dolore e potendo camminare, non si porta la macchina solo per 20 giorni, poi si può anche portare la macchina, si cambia la scarpa, può ritornare a avere una vita serena, senza dolore e anche dal punto di vista estetico, sia del dolore che dal punto di vista estetico, avere di nuovo i piedi belli senza soffrire tanto. Noi operiamo a Siracusa, per la Sicilia operiamo a Siracusa, facciamo interventi in convenzione, ma anche, comunque anche lei opera in varie parti d'Italia e opera in convenzione, cioè non si spende nulla. Che questi integratori che vengono assunti nella considerazione generale che siano privi di effetti avversi, in realtà non sono privi di effetti avversi, anche se sono prodotti di origine naturale. Quindi molto spesso succede proprio questo, che l'individuo assume questi integratori assumendo anche farmaci, queste due categorie di sostanze interagiscono fra di loro e possono determinare effetti avversi talvolta gravi e addirittura mortali. Quindi bisogna dare sempre un
bisogna sempre avvertire, informare il medico, il proprio medico di famiglia, che si sta assumendo un integratore alimentare. E direi, quando si va in farmacia, affidarsi all'esperienza del farmacista, che dirà proprio come usare l'integratore e, se è il caso, deve informarsi circa il fatto che il paziente sta assumendo altri farmaci. È fondamentale che il paziente poi informi immediatamente il medico se si verificano effetti avversi, perché il medico poi deve prendere deve assumere delle decisioni terapeutiche importanti in relazione proprio al fatto che il paziente assume degli integratori. Naturale non vuol dire esente da effetti avversi. Ci sono prodotti di origine vegetale che sono particolarmente velenosi, quindi non si discute su questo. Ricordarsi che appunto questi prodotti, poi vorrei anche dire, ne approfitto, non affidarsi a internet per l'acquisto di questi prodotti. Cioè, ci sono le farmacie, ci sono persone che hanno studiato, che hanno un titolo di studio, che possono dare un buon suggerimento, un buon consiglio al paziente. Internet è un veicolo anche di disinformazione. Fare buona informazione in questo momento è anche compito nostro, dei medici, dell'università, e quindi anche questo, voglio dire, è importante, perché oggi è bene che queste persone acquistino buoni prodotti, ripeto, soprattutto in farmacia. Io oggi sono venuta qui appunto perché per me il massimo è frequentare questi ambienti, ovviamente essendo una nutrizionista e avendo sempre a cura la salute dei miei pazienti, cerco sempre di tenermi aggiornata su tutto quello che può sempre incidere positivamente sulla salute dei miei pazienti. Appunto, io opero nel territorio di Adrano, Biancavilla, e mi occupo di diete mediterranee, mi occupo anche della chetogenesi e su molte patologie che possono, diciamo, intaccare la salute dei pazienti, ipercolesterolemia, iperglicemia, comunque sempre nell'ambito della nutrizione. Che noi ci curiamo con i farmaci. L'alimento deve essere sempre visto come un farmaco, è il nostro farmaco. Se noi ci curiamo o mangiamo degli alimenti che non sono sani, ci stiamo curando male. E come dice sempre quel detto famoso, noi siamo ciò che mangiamo, ed è vero. È vero perché riflette tutto sulla nostra salute. Oltre all'aspetto estetico, quello che dico io sempre è importante la nostra salute, e quindi mangiando degli alimenti sani ovviamente non facciamo altro che evitare tante ma tante patologie come l'ipercolesterolemia, l'iperglicemia, perché il diabete sappiamo che purtroppo spesso è scatenato appunto da un aumento di alimenti che hanno anche un indice glicemico alto. Insomma, mangiare bene fa bene solo alla salute. Lo sappiamo. Gli integratori alimentari possono aiutare una buona dieta? Allora, ci sono degli integratori alimentari, sì, che possono aiutare, come per esempio io cerco sempre di aiutare i miei pazienti con delle cose molto ma molto naturali. Per esempio, nel caso del colesterolo alto, della ipercolesterolemia, io consiglio sempre integrare del riso rosso, andare sempre con delle cose naturali, mai interagire con degli integratori che possano poter intaccare seriamente sulla salute del paziente. Sono voluto aderire a questa iniziativa che ritengo estremamente importante, non solo per il pubblico, quindi lo scopo divulgativo e informativo su un settore che sempre di più sta prendendo piede nell'ambito della quotidianità della nostra persona, della cura del nostro benessere, ma anche in ambito medico, perché comunque il medico deve essere presente come figura anche di rassicurante e di controllo su quello che sono l'uso
di tutte queste cure e tutti questi presidi che spesso vengono solo in maniera autonoma decise dai propri pazienti. Quindi sono molto felice di essere qui e di poter dare anche il mio contributo anche a questa iniziativa che vede per la prima volta qui in questa forma così ufficiale, anche molto, molto ben frequentata, molto ben aderita da diverse aziende, che ha consentito appunto di offrire un panorama completo a quello che è l'uso di tutto quello che può essere utile nella nostra vita quotidiana per migliorare il nostro benessere. Il concetto fondamentale è quello della prevenzione e ho cercato sia di diffonderlo ai miei pazienti sia di esportarlo anche nell'ambito della medicina estetica. Infatti il focus del convegno di oggi, che è conoscere, divulgare e prevenire, è a me un concetto molto chiaro, tant'è vero che più tardi la presentazione che farò si baserà appunto su dei trattamenti che sono un connubio di tecniche e di protocolli che vanno a stimolare e riattivare la biologia della cute, della pelle, ed esaltarne la fisiologia, quindi attraverso l'utilizzo di sostanze sia endogene che il nostro corpo produce già di per sé, come l'acido ialuronico, il collagene, l'elastina, sia anche mettendole in maniera esogena, quindi attraverso l'utilizzo di una tecnica con un ago e andarla ad iniettare, noi massimizziamo il risultato senza però alterare la fisiologia del tessuto, quindi andiamo a stimolare ciò che noi produciamo in maniera fisiologica e in più lo andiamo ad inserire in maniera esogena, quindi per prevenire tutto ciò che può essere causato dal photoaging, dal chronoaging, da un'alimentazione scorretta, dallo stress, dall'inquinamento, quindi la perdita di luminosità, di tono, la comparsa di macchie, di rughe sottili. Quindi con dei trattamenti molto semplici da un punto di vista medico, che hanno un'ampia tolleranza da parte del paziente, si riescono ad avere ottimi risultati. Tra gli ospiti anche la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci, che ha parlato della nuova dieta 4 più 1 per depurare, per dimagrire e per rigenerare.